Buonasera. Buonasera. Io lo so che è una serata molto particolare questa, difficile, perché ho avuto molte notizie. C'è tanta gente che sta male, c'è tanta gente che non è riuscita a venire perché ci sono stati, diciamo, dei momenti di indicativo tempo in anche altre parti d'Italia, però noi che siamo qui siamo in qualche modo felici di poter stare insieme e poter vedere questa esperienza tutti insieme, che trascorriamo veramente tutti insieme, assieme a voi. È partita solo 24 ore fa con una stesa di musicisti che sono incredibili. Tutto questo per dare a noi e a chi eventualmente forse poter anche raccontare ad altri quello che sta succedendo questa sera. Non è un omaggio ai Radiohead perché a noi piacciono tantissimo i Radiohead e vogliamo eventualmente in qualche modo celebrare i Radiohead. Noi, così come abbiamo fatto lo scorso anno con le Marble Ballast di Nick Cave, vogliamo andare all'interno dei contenuti di un progetto musicale. Lo scorso anno, nella sua difficoltà, in qualche modo, perché si parlava di assassini e di assassinati, in ogni caso ha avuto un suo successo, perché effettivamente c'era la possibilità di poter conoscere dei brani al di là di quello che era l'aspetto musicale, quindi abbattere quella che era la barriera del linguaggio, quindi della lingua inglese, ed entrare nel merito di quello che era il contesto del contenuto. Quindi noi in Italia, italiani, abbiamo la possibilità di conoscere una storia, ed erano tante storie quelle del Marble Ballad. Quest'anno invece abbiamo in qualche modo cercato di forse anche complicarci la vita in realtà, perché siamo andati nel merito, nell'ambito di un gruppo che è celebratissimo a livello mondiale ancora adesso, tant'è vero che appunto le tournée, quelle che sono state svolte in questi ultimi mesi, sono state sold out, 22.000 persone, 25.000 persone, ma in realtà poi alla fine che cosa dicono queste persone, quelli che realizzano quel tipo di musica, quel tipo di progetti? Kid A, che è uno degli album di Radiohead, e posso anche dire non è l'ultimo album di Radiohead perché ho letto anche sui giornali questa cosa, è uscito nell'ottobre 2000, ha in qualche modo ha rappresentato il giro di boa di quello che poteva essere il processo musicale di questa band, quindi il coraggio di andare avanti, quindi il collegamento con lo Smithing Festival di quest'anno, il coltivare il cervello, non fermarsi a quello che eventualmente può essere la quotidianità o l'ovvietà, piuttosto mettersi in rischio. Ma nello stesso tempo è ricco e pieno di contenuti, e ve ne renderete conto, perché tutto quello che verrà fuori qui stasera a livello di contenuti, a livello di narrazione, a livello di drammaturgia, non è niente altro che un modo che abbiamo trovato per poter parlare dei testi, di poter esprimere i testi che sono all'interno dei vari brani. Sono dei brani molto difficili per certi versi, perché parlano di introspezione, ma per poi arrivare anche addirittura a critica sociale ed economica, per cui già vi dico, forse Kid A è stato uno degli album più venduti, anzi è stato l'album più venduto di Radiohead, ma in realtà è ricco, pieno, zeppo di possibilità di riflessione. Abbiamo avuto in qualche modo la difficoltà anche di poterlo esprimere, perché il fatto di doverlo rendere traducibile era abbastanza difficile. Abbiamo tradotto, siamo stati fedeli con quello che sono i brani, quindi vi ripeto, tutto quello che sentirete sono esattamente i contenuti dei brani. Abbiamo usato qualche licenza, piccolissima licenza, per poter rendere in qualche modo più, come dire, divertente il tutto, ma piccole licenze. Il tutto invece si è appoggiato all'interno dell'arte, perché ci sono dei commenti visivi che sono molto molto da una parte attinenti, ma anche dall'altra emotivi, per cui vi porteranno all'interno di un mondo, e nello stesso tempo ci sono anche dei musicisti, che poi dopo in qualche modo riuscirò anche a presentarli, che sono riusciti loro stessi a doversi creare una sfida, mettersi in confronto anche con un album molto difficile dal punto di vista musicale. L'unica cosa è che veramente tutto quello che andate a vedere questa sera è esattamente il contenuto brano per brano dell'album Kid A. Forse qualcuno già lo conosce, forse qualcuno non lo conosce così a fondo. Grazie di essere qui da parte di tutti. Grazie.
mi sono ammorbidito, ma non nel senso che mi piacciono i Coldplay o i Radio. Non li odio, non auguro loro di avere un incidente. Penso solo che i loro fan siano brutti e noiosi e sembra che non si divertano. È come l'amore non corrisposto. Sono innamorato di un sacco di cose. Molte di queste ricambiano i miei sentimenti, altre no. Una sono i Radiohead. Sono in competizione con me stesso. Non ho bisogno di Bono o PJ Harvey o Tommy York sopra la mia spalla. Loro sono di fronte a me, con su i loro guantoni da box. Queste persone lo sanno perché gliel'ho detto. Sono queste persone che fanno emergere il mio lato competitivo. I Radiohead, mostri sacri, ci sentiamo benedetti a essere loro contemporanei. I Radiohead. Non voglio riferirmi in particolare a nessuno, ma i gruppi che si preoccupano di certe cose e poi se ne vanno in tour un anno e mezzo negli stadi sono proprio dei completi ipocriti. Si creano questi eventi di massa impersonali dove si diventa oggetto di adorazione di migliaia di persone. E dov'è l'umanità in tutto questo? È solo idolatria. I Radiohead, per quanto mi riguarda, sono fondamentalmente Tommy York. Non conosco nessuno come lui, forse solo Johnny Mitchell, quando arriva a certe profondità. È come l'eternità. Per i Radiohead la pubblicità è più importante della musica. Non conosciamo Tom e compagni troppo bene. Abbiamo suonato assieme almeno 10 volte, ma eravamo come due band in due angoli opposti, ciascuno a fare le sue cose. Davvero, niente interazione. Strano. Abbiamo giusto parlato un pochino con Colin Greenwood. Lui è proprio un ragazzo fantastico. Negli ultimi anni ho sempre pensato che i Radiohead fossero probabilmente la migliore band perché avevano qualcosa da dire e lo dicevano in maniera interessante, creando semplicemente creando arte, qualcosa che non può andare avanti nella storia di un senso per confezionato. Hai sempre voglia di comprare il nuovo album dei Radiohead, perché hai voglia di scoprire cosa hanno fatto. Sai già che sarà qualcosa di fantastico. I Radiohead hanno pubblicato soltanto dischi fenomenali. Tutti vogliono essere Tom York di questi tempi, ma... In questo 2003 ho visto i Radiohead dal vivo al Beacon Theatre di New York. Avevo il sottile sospetto che fossero la migliore band in giro. Era vero.
I Radiohead. Ma che gruppo. Io la penso come David Bowie. E poi Kid A. Fu un disco fantastico. Mi chiamo PJ. Scrivo di musica dal 92 circa. E non ho ancora smesso. Io ho un ricordo ancora nitido e incredibile di quando ho ascoltato per la prima volta Kid A. E questi suoni nuovi che arrivavano da questo gruppo che non sembrava più neanche il Radiohead. Un gruppo che aveva fatto OK Computer, il disco pop perfetto, che cambia totalmente l'approccio. Insomma, Kid A è un disco della Madonna. Kid A è una cagata. Ma che? Buonasera. Ma tu sei Nick Hornby? Sì. Lui è Nick Hornby. Buonasera. Lui ha scritto Alta Fedeltà, Febbre a 90 gradi. About a boy. Esatto, è tutta... È una cagata, è decisamente una cagata. Tanto che, oltre a scrivere libri, io mi sono dilettato anche a fare il recensore sul New Yorker. E sai cosa ho scritto di questa robaccia? Che era più noiosa di Metal Machine di Lou Reed. Adesso, chiariamoci, sfido chiunque a tornare a casa dopo 8 ore di lavoro e mettersi lì a sentire sto dischetto che sembra la colonna sonora di Star Trek venuta male, con sotto la voce di Tom York e non si capisce cosa dica. Quindi dovrei mettermi lì ogni sera col libretto a capire cosa ci sta dietro i testi, dietro i titoli, ma tutto questo poi dopo OK Computer, ritornelli, chitarre, cioè quello era un disco. Ah, perché? Vabbè, OK Computer è un disco perfetto, ma che cosa dovevano fare? Rifare mille volte Karma Police, No Surprise, stesso approccio. Senti, con Kid A loro hanno sfidato loro stessi, tanto per cominciare. Potevano continuare a fare mille volte la stessa cosa e hanno rischiato il loro successo. Hanno evitato di finire in una gabbia. Vabbè, allora, visto che c'è una gabbia libera, se tu e questi cretini che ascoltate Kid A volete mettervi dentro, a me fate anche un piacere. Adesso, scusami se sono così franco, ma chiunque dotato di senno ha di meglio da fare che ascoltare Tom York che sussurra nella casa dello stereo di casa tua. E quindi si può uscire con la propria donna, guardare le partite dell'Arsenal, fare la spesa anche. Ma sì, dai, esageriamo, ascoltare musica, ma musica vera, ritornelli, chitarre, accendi la radio, canti sotto la doccia, direi musica pop, semplicemente musica pop. Lui ha scritto un libro in cui mette una canzone di Nelly Furtado tra le 31 canzoni più belle che lui abbia mai ascoltato. Lui, bravo, uno snob, ma ascoltami. Idee pieno di intuizioni, e poi un disco cosa ti deve fare? Ti deve ispirare. Tu lo ascolti e ti dà un'indicazione su come vivere. Idee non è un disco di cambiamento, di fedeltà a se stessi, no, non ci trovi tutte queste cose. No, non ascolta nel Furtado. E poi, al di là di tutto, è un disco pieno di intuizioni dal punto di vista tecnico. Ad esempio, se facciamo partire una traccia qualsiasi del disco, forse voi non lo sapete, ma dopo 17 secondi da un altro lettore, facciamo partire la stessa traccia, otteniamo un suono omogeneo, diverso. E questo per tutta la durata del disco. Bella idea, veramente. Dai, andiamo a casa tutti a fare questo esperimento. Beh. Intanto disco pop, disco sperimentale, bla bla bla, Kid A è a tutt'oggi il disco più venduto dei Radiohead. Senza un singolo, senza un video. Siamo tutti scemi? Su questo siamo d'accordo finalmente. Su un punto almeno ci siamo. Comunque, il disco più venduto, se tutti comprate due copie per fare quella cretinata lì da PlayStation di metterlo uno dopo 17 secondi, ci credo che è più venduto. Sei un inglese, questo humor inglese che non mi piace, però stai dicendo un sacco di cazzate. Rolling Stone ha messo Kid A al primo posto tra tutti i dischi usciti nel 2000, nella decade del 2000. Rolling Stone è scemo. Anche su questo mi trovi d'accordo, effettivamente. Guarda, non capisco se stiamo parlando di un disco o di cose più profonde. Cambio di paradigma, via della propria vita, senso totale verso cui rivolgersi. Senti, mi fa piacere che tu abbia tanto tempo da perdere.
perché francamente uno che sta qua a credere nelle cose e a cercare significati reconditi è un perdi tempo. Quindi dai, cambia idea, più che un disco brutto direi che è un disco per perditempo. Sì, un disco per sedicenni, i re dei perditempo, uno a 16 anni si mette lì e interpreta cose che non ci sono. Quindi io francamente ne ho 55, te più di 16 ce li hai di sicuro, quindi ti lascio qua a cambiare e a cercare il tuo senso della vita. Ciao scrittore, ciao ciao. Bene. Va bene, ho tempo da perdere perché ascolto un disco in profondità, ho 16 anni. Però mi sa che anche qui voi avete 16 anni. E comunque, caro scrittore, 16 anni è una bella età per provare a cominciare a cambiare. Lo credo proprio. Da qualche giorno mi sveglio con una strana sensazione di aspro in bocca, come se stessi succhiando un limone, e riesco anche a vedere quei colori così confusi nella mia mente, così confusi da essere quasi dei non colori, una massa iridescente di pensieri persi, di sensazioni inafferrabili. Ma finalmente ogni cosa sta andando al posto giusto. Tutto sembra andare al posto giusto. Se mi vedesse il mio amico Sijin Rinpoche mi direbbe: ehi amico, è tutto a posto, non ti eccitare.
ero scivolato su alcune piccole bugie, le piccole bugie dette a fin di bene, per non fare del male e non farsi del male. Ma ora, finalmente, ogni cosa sembra andare al posto giusto. Tutti i bambini e tutti i ratti della città mi seguiranno. Con la mia musica porto tutti con me. Tutti i bambini e i ratti della città mi seguiranno perché io sono il pifferaio magico. Mi seguiranno coraggiosi e combattenti. Insieme cambieremo. Ok. Ok, qui siamo tutti amici. Ma là fuori, cosa succede? Cosa sta succedendo là fuori? Abbiamo tutti paura. Abbiamo tutti paura di quello che succede là fuori.
non ce la faccio più. Voglio solo mollare tutto. Quell'uomo lì, quello non sono io. Io vado dove mi pare, io cammino attraverso i muri, galleggio lungo il fiume. Quello non sono io, tutto questo non sta accadendo, in un attimo me ne sono andato. Il momento è già passato. Luci stroboscopiche, altoparlanti senza fiato, uragani e fuochi d'artificio. Tutto questo non sta accadendo. Io non sono qui. Io non sono. Thank you.
sono pessimista, ma penso ai bambini. Devo sentirmi responsabile per quello che succede, per il loro futuro. Mosche e avvoltoi girano già aspettando la mia morte, la mia rinuncia, e i pesci grandi mangiano i pesci piccoli. Penso agli ottimisti. Guardate quello là, quello, quello lì, quello. Lui oggi è andato in un centro commerciale, nel suo centro commerciale preferito. Ha comprato, ha speso, consuma. Compra e si indebita per comprare roba che non gli serve, così si sente più vivo. E quello là, quell'altro, quello là, quello. Lui dà da mangiare agli animali della fattoria. Gli dà da mangiare e poi se li mangia. Gli animali della fattoria degli animali di Orwell. Siamo tante marionette, confuse, che galleggiano in una nave prigione, senza neanche accorgersi. Puoi dare il meglio di te, il meglio che puoi. Se cerchi di dare il meglio, il tuo meglio è già abbastanza.
d'Irlanda. Ho un messaggio che non posso decifrare. Un altro messaggio che non posso leggere. Sono sulla tua sponda, nessun posto dove nascondersi. Botole che si aprono, cado a spirale, stai vivendo in una fantasia. Stai vivendo in una fantasia. Mi sono perso nel mare, lasciami stare. Ho smarrito la mia strada. Stai vivendo in una fantasia. Stiamo vivendo in una fantasia. Questo bel mondo. Senti, ho un messaggio che non posso decifrare. Un altro messaggio che non posso leggere.
siamo nell'ottobre del 2000. Oggi è il 28 ottobre 2012. Siamo nel 2000. Oggi è il 28 ottobre 2012. Nel buco, tutto nel buco, prima le donne e i bambini. Io ho visto molto, voi non avete visto niente. E quello che ho visto io non è ancora abbastanza. Posso tenermi tutto dentro finché la mia testa non cade e il mio corpo non esplode. Non siamo allarmisti. Sta succedendo. L'era glaciale si avvicina e i pesci grandi mangiano i pesci piccoli. Prendi i soldi e scappa, prendi i soldi e scappa, prendi i soldi e scappa. I cellulari squillano e cinguettano, squillano e cinguettano, squillano e cinguettano. Ogni cosa a suo tempo. Ogni cosa a suo tempo. Thank you.
La campana del mattino. Devo andarmene. Devo progredire. Liberami. Liberami. Lasciami andare. Puoi tenerti gli abiti e i mobili, i bambini, a metà fra me e te. Taglia i bambini in due. Te l'ho gridato. Non mi hai sentito. Non mi hai mai ascoltato. In cammino. Io ero già in cammino. Tutti vogliono diventare qualcosa. Non c'è più nessuno in casa. Vino rosso e sonniferi mi farebbero tornare indietro fra le tue braccia. Sesso, buon mercato e film tristi mi farebbero tornare là, da dove vengo. Ogni cosa a suo tempo. Devo progredire. Devo buttare ciò che mi ha vestito fino ad oggi. Basta! Basta! No! Basta lettere, basta! Yeah.
Lascia la tua traccia nel mondo e non pensare alla classifica. Adesso vi faccio un elenco incredibile di persone.
tutte quelle persone che sono sul palco ma anche non sono sul palco, e quindi vorrei che in qualche modo o si avvicinassero o salissero sul palco oppure si facessero vedere o si alzassero, eccetera. Paolo Bissauro, dov'è? Paolo? Da qualche parte, se io adesso non mi soffermo su tutti. Paolo, Matteo Botteghi, Pierangelo Cantù. Questi sono i nostri riferimenti per quanto riguarda, diciamo così, tutte le persone pazze che hanno creduto in questo progetto all'interno dello Smitting, lo Smitting Blackout. Però qui ci sono Angela Baraldi, Barbara Cavalieri, da qualche parte c'è Barbara, Cesare Malfatti, Edoardo Marasco che è qui dietro, poi Marco Parente, Mauro Orsi, il nostro Orbe, il popolo reale qui con Ottilio Bruzzone, Emilio Fossolini, Teodoro Ponzi del Bene che è stato il nostro TDA, è sempre The Last But Not The Least, Vincenzo Vasi, quindi sul palco. Poi, ancora, andiamo avanti. Tutte le persone che ha citato, se volete avvicinare, io sarei contenta. Per la prima volta anche noi abbiamo le nostre, come dire, le nostre novità. Ida Malfatti che per la prima volta ha suonato ed è bravissima. Ed è riuscita veramente a tenere testa a una serie di musicisti incredibili. Tutte le immagini e i video che avete visto sono di Alessia Travaglini, che è anche la DJ di questa sera, quindi la persona che in realtà ha dato una mano enorme per quanto riguarda tutto l'aspetto, diciamo, delle combinazioni di video. Giorgia Garabinelli, che è stata l'autrice dei ritratti iniziali, e Mabel Morri, per quanto riguarda tutte le sue illustrazioni che erano legate al concetto dell'essere anche insieme in una spazialità che è, diciamo, molto vuol dire molto chiedere in questo senso. I contributi audio che abbiamo ascoltato sono stati quelli di Cristiano Godano, che ha fatto niente poco di meno che Damon Albarn e Michael Stipe, poi Mandelieta per Liam Gallagher, Elettra Dotti Bjork e Dani Greggio per Bonovox, Stefano Spada, che è un nostro amico qui, per Billy Corgan e Trent Reznor, poi Stefano Rossini, che è un altro componente dello Smitting, per Steve Hewitt, Christian Manna per James Lavelle, poi un certo D, che non si vuole far definire altro, per Yonsi, Sigur Rós, Emiliano Visconti per Chris Martin, Franco Fattori per David Bowie. Tutto questo per dire che questo progetto non nasce semplicemente dal fatto che c'è qualcuno che si mette in testa qualcosa e non vuole condividere, non vuole avere, anzi ha bisogno anzi di quella che è la collaborazione, veramente l'amicizia nel creare delle cose. Poi, perché questo? Perché tutto quello che è successo, anche compreso le incursioni dei bambini di South Park, perché anche avere dei bambini che comunque possono eventualmente interpretare South Park, sono bambini che sono arrivati da Ancona e da Sant'Arcangelo di Romagna, quindi anche così vicino. Quindi abbiamo, in questo caso, Michela e Edoardo Tomasicchio, che sono dei miei nipoti, e poi Anna e Jacopo Moroni, che non sono i miei nipoti, ma sono molto amici, cioè sono i figli dei nostri amici. Allora, un'ultima, un po' di pazienza, perché veramente questo penso che sia un momento veramente speciale. Allora, ringraziamenti veramente di cuore a tutte le persone che hanno dato una mano a livello fisico, mentale, di anima, per tutto quello che è stata l'edizione del festival e soprattutto per questa sera, la Giovi Lupone, Samuele Marziali, Maria Grazia Cavallo, Federica Cantrigliani, Stefano Spada, Fabiana Pugli, Roberto Golini, Simona Maroncelli, Filippo Cesari, Camilla Pivato ai costumi, Alessandro Maggio alle foto, Isabella Monti alle foto, Luca Maggiorini alla grafica e poi al montaggio del video, Roberto Fabri che è lì nella parte tecnica con i suoi collaboratori, Nevio Semprini che ha detto andrà tutto bene anche avesse studiato chi lei, insomma, in qualche modo. Alessia Travaglini, appunto, come ho detto, come dice, e poi il ringraziamento speciale all'Istituzione Musica e Teatro Eventi, perché ci sta ospitando pazientemente ogni anno, e qualcosa evidentemente forse può darsi che stiamo lasciando come traccia.
Basta, io volevo ringraziarvi, speriamo che qualcosa vi possa in qualche modo essere piaciuto. Ok, perché talmente tante persone che ho dimenticato delle persone. Ma non è colpa, cioè, nel senso che io loro lo sanno che mi sono dimenticato di scrivere. Ok, Mirko Sabatini, un applauso enorme per voi. Allora, perché Mirko è venuto così tanto dal Canada per questa cosa. L'ho dimenticato perché succede anche questo, nel mio errore. Corrado Lucini. E non era reverte, quindi mi dirò. Basta, questa è la conclusione dello Zetting Festival, adesso ho un atteggiamento molto più formale, vi ringrazio e al prossimo appuntamento. Grazie veramente.